Buondì! Nell'episodio precedente di Licenza di Piattaforme abbiamo finito Paperino per Azione Papero per Dreamcast. In realtà però esistono 8 versioni del gioco. Quindi, PC, Nintendo 64 e Dreamcast sono simili tra di loro. C'è qualche differenza però praticamente è lo stesso gioco ed è sviluppato da Ubisoft Casablanca. Poi c'è la versione PlayStation 1, sviluppata da Ubisoft Shanghai, che è un adattamento delle altre versioni. Poi c'è la versione PlayStation 2 e GameCube, sviluppata da Ubisoft Montreal, la versione Game Boy Color da Ubisoft Milano e la versione Game Boy Advance di Ubisoft Shanghai. In questo episodio giocheremo alle versioni più diverse da quelle che abbiamo visto finora, cioè GameCube, Game Boy Color, Game Boy Advance. Cominciamo! Eccoci qua, questa qua è la versione GameCube. Sto giocando su Dolphin. La prima versione di oggi è quella GameCube. Se volete vedere le versioni PC barra Nintendo 64 barra Dreamcast, potete guardare gli episodi 1 e 2 di questa serie, dove abbiamo giocato alla versione Dreamcast, che è appunto praticamente uguale a quella PC e 64. Sì, partiamo dal GameCube. Sono un attimino calzi il volume. Accendi la TV. Ok, la cazzina è uguale. Forse la risoluzione più alta, anzi, sicuramente la risoluzione più alta. È comunque un francobollo nel mio schermo, è molto piccolo però, dai. È un pochino più alto del Dreamcast. E comunque sì, la cazzina è uguale, dai, saltiamola. Se volete vedere la storia, ci sono le parti precedenti. Ma eccoci qua. Nuova partita. Ok, anche qua abbiamo... Come lo chiamo? Abbiamo solo 3 lettere pure qua, sul GameCube non potevano fare più lettere. Facciamo Pap, perché è uscito Paperino, cioè perché è uscito Paper Mario, e questo è Paperino, quindi Pap. Thousand Year Duck. Scegli... un attimo. Scegli lo Nintendo GameCube Memory Card, scheda memoria slot. È tipo scritta in inglese ma in italiano. Ok. Lo Nintendo. Il volume è molto molto basso in questo momento, non so se posso alzarlo. Ok, mezz'ora per iniziare. La mia macchina per i viaggi spazio gamma temporali non ha ancora la potenza necessaria per trasportarti fino al tempio di Merlock. Prima dobbiamo procurarci un po' di energia dai raggi gamma. Quando avrai posizionato le pale per i raggi gamma sulle 3 cime più alte del mondo, avremo tutto ciò che ci serve. Facile, vero? Adesso ti manderò sul Monte Papero. Là troverai tutte le parti della prima pala. Il mio bisnonno è l'unico ad aver mai tentato questo esperimento. Dopo questa è lore nuova? Ha smontato la pala e ne ha nascoste tutte le sue parti. Questa è lore! È lore nuova! Oppure me la sono persa la volta scorsa? Questa è nuova, guardate! Il laboratorio è completamente diverso qui. Non c'è musica intanto. Nella versione vecchia c'era la... Cos'è tutta sta roba? C'era della musica qui, che qua non c'è. Mundizaki, Mario Papera, solo Papera, sì! Quanto siamo felici. Cos'è tutta sta roba? Sono altri mondi, non penso. Vediamo, beh. Qua sarà per cambiare i vestiti, immagino. Andiamo qui. L'effetto sonoro che è la cosa più rumorosa finora. Ma come? Non ci sono qui qua! Non ci sono qui qua! Cos'è questo? Per ora nulla, sembra. Ok. È un po' triste, per ora non c'è musica, non c'è l'ambientazione con qui qua. Il limitare della foresta. Alternis prima chiedeva, sto leggendo un po' su in chat, quando esce un gioco di Mario apriamo un forum temporaneo su Mario Generale? Ecco la musica. Così almeno sul canale se qualcuno vuole parlare di Mario più in generale non si trova i messaggi in mezzo. Con la mia invenzione si piaccia che è una meraviglia, non è vero? E si va anche lontanissimo! Ecco qualche consiglio utile. Passo e chiudo. Passo e chiudo! Ok, lo so, lo so. Ah, ma il tempo? È a tempo, un attimo! Ok, fatemi parlare un attimino in risposta a quello che dicevo prima di Alternis. Penso che preferisco tenere Mario Generale. Questa è la versione che ho giocato da bambino, buondì... Buondì, Luigi.
Ok, graficamente è un po' diverso. Ok. È strano. I nipotini hanno installato un programma sul mio computer. Funziona così. Se conquisti 5 dispositivi in un tempo uguale o inferiore al secondo, sullo schermo apparirà una delle lettere che compongono la parola speciale. Chissà perché. Te lo spiegheranno quelle piccole. Ok. Parti. Passo e chiudo. Mi piace il doppiaggio, è un po' strano, però mi piace. Quindi sto notando che gli ingranaggi sono in 2D, mentre i pacchi regali sono in 3D. Il level design è diverso comunque, questi sono livelli diversi. Non sono gli stessi livelli, cioè sono le stesse ambientazioni, ma non lo stesso livello. È tipo lo stesso in modo diverso, se ha senso. Ok, i controlli sembrano buonini, ok, un attimo. Stando a questi sensori, il succo d'arancia ti dà più energia, una mega energia. Adesso sei un iperpaperino, quindi puoi provare a fare degli esperimenti. Chissà, forse puoi anche passare attraverso i muri. Passo e chiudo. Ok, seriamente attraverso i muri? Sì, abbiamo il nome ufficiale. Comunque grazie per il follow, benvenuto o benvenuto in chat. Guardate come corre Paperino tenendosi il cappello. Ok, la musica... non so quale versione preferisco. Questa dà tipo un'impressione un pochino più di selvaggio, no? Sembra qualcosa che potresti sentire anche nel Re Leone, non lo so. Novel Earth, li abbiamo iniziati a metterli ieri per Paper Mario. Sono un pochino stile Paper Mario come i messaggi di quel gioco. Guardate che figo! Guardate, è semplicemente un tizio, è un papero! Mentre Paperino gli sculetta davanti, è un papero col trattore che fa avanti e indietro. Immagini i bambini a discutere di Operazione Papero, ognuno ha la versione diversa, è vero? Tipo... ah, ok. Cerca i potenziatori e stai attento, se prenderai un'altra botta, beh... Esito e sembra triste. Passo e chiudo. Ma come povera Paperina? Cioè, muore pure Paperino, cioè ok, povera lei, però insomma, poveri tutti e due. Ok, si sono colpite a vicenda, ho ucciso quella persona, mi dispiace. Non mi dispiace davvero. Usano gli asset di Rayman 2. Sì, abbiamo visto l'altra volta che c'è molto in comune. Tipo, il boss finale è molto molto simile a una cosa di Rayman. Ah, mi ha colpito, davvero. Buondì comunque, benvenuti in chat. Arrabbiato. Quindi immagina, tipo... avete presente i tempi di Pokémon quando c'erano quelle leggende metropolitane del tipo... c'è Mew sotto il camion. O che ne so. Se parli mille volte col tizio del centro di ricerche dei razzi, parte un razzo che ti fa andare sulla luna e sulla luna trovi Deoxys. Quelle leggende metropolitane, no? Immaginate le leggende che nascono perché questo gioco ha mille versioni diverse. E quindi qualcuno dice, oh, nella mia versione c'è questo. E negli altri non c'è. La mia versione è 2D. Nella mia versione ci sono qua non c'è, non ci sono. Devo dire sinceramente per ora preferisco l'altra musica. Almeno per questo livello, non lo so. La pronuncia di razzo, oh no, di nuovo, razzo. Ogni copia è personalizzata, sì esatto. Ora potrebbe pure apparire Wario da qualche parte. Ok. Quando Paperino finisce il livello qui è molto più felice. Segreti zero? Ci sono segreti? Non ci sono pizze da trovare, no? E i regali di qua. Sì, so parlare. I regali di qua non ci sono? Potrei essermi perso una spiegazione a riguardo? Ok.
Ok, posso dare un nome? Ma già dai dei nomi al file, perché devo fare un altro nome pure per il server per il... per questo? Sì, vai avanti! La stessa musica della versione PS1, capito? Oh mio Dio, 1000 passi ogni volta che finisce il livello. Ok. Comunque, contesto per chiunque stia arrivando ora, finora abbiamo giocato alla versione Dreamcast. Questa è la terza volta che giochiamo a qualcosa che riguarda Paperino. Finora abbiamo giocato alla versione Dreamcast, che se non sbaglio è uguale a PC. Stiamo osservando da qui grazie al nostro nuovo programma. Ok. Sì. Sei stato mega bravo! Hai recuperato i vari dispositivi veramente in fretta e il nostro programma ha scritto speciale sullo schermo. Questo perché hai fatto qualcosa di veramente speciale. Ok. Sì, davvero forte! Mi sento preso in giro, tipo, sì, complimenti, davvero! Quando Wow! sei speciale, il nostro programma creerà Quando sei una speciale, il nostro programma crea una supermossa. ora ti mostriamo come fare la prima. Ogni volta che la parola speciale apparirà sullo schermo, noi saremo lì ad aiutarti. Ok. Se eseguirai una supermossa, sarai invincibile! E i Ah. dispositivi avranno un valore maggiore. Povero Non è Tegherotti. fantastico? Ecco come eseguire una supermossa. Ora appare tipo una serie di input, tipo combo di Guilty Gear. Salta su tre Ah, o ok. più avversari di fila e mentre sei ancora in aria, premi il tasto R. Tasto R. Ok. Poi avrai 3 secondi per effettuare la combinazione di tasti della supermossa che desideri Che eseguire. cavolo! Questa è tutta roba nuova! Ma Facile, no? E potrai allenarti ogni volta che vorrai nella nostra palestra. che cos'è Paper Mario ora? Sì, ricordati di usare il casco. Bene, adesso ecco la prima supermossa. Ecco le acrobazie yoga. Guarda e impara. È davvero Guilty Gear! Devo fare tipo... Ok. Devo spammare A e basta praticamente. Va bene, interessante. Quindi, non ho capito se mi sono perso qualcosa in quel livello. Troppo testo. Comunque, questa qua non è la versione PC, questa qua è la versione GameCube. Sì, la boss fight con Merlock sul Dreamcast è proprio uguale a quella di... Oh, molto simile a quella di Rayman 2. Mi hanno fatto vedere il video l'altra volta ed era davvero praticamente uguale. Cos'è l'animazione idol? In effetti. Ok, dai, andiamo avanti, andiamo a livello 2, vediamo qua se mi sono perso qualcos'altro che si può trovare, dai. Esiste la versione GC? Sì, ok, praticamente riassumo tutte le versioni che ci sono. Mettiamola così, sono a gruppi. Gruppo 1 sono le versioni PC, Dreamcast e Nintendo 64. Tra di loro sono abbastanza simili, c'è qualche piccola differenza. Per esempio la versione 64 non ha le cutscene pre-renderizzate, ma sono in engine. La musica è un pochino più compressa, in MIDI. Un po' male, non lo so. Ma comunque, quelle più o meno sono versioni simili. Stessi livelli, stesse meccaniche. Poi c'è la versione... Correggetemi se sbaglio, ma credo che la versione PS1 sia simile a quella 64? No, oddio, mi sto confondendo ora. Comunque, poi ci sono delle versioni più recenti che sono PS2 e GameCube. Queste sono diverse, quello che stiamo scoprendo ora, che sono diverse. Livelli completamente diversi, meccaniche diversi. Quindi, è come se fosse un gioco a parte. E poi ci sono appunto l'altro gruppo, sono le versioni Game Boy Color e poi Game Boy Advance, che se non sbaglio sono pure completamente diverse tra di loro. Un po' un casino. Sono molte copie personalizzate, insomma. Comunque, personalmente, per quanto mi riguarda, da bambino ho giocato alla versione PC. Quindi, quando ho giocato poi alla versione Dreamcast le scorse settimane in live, era praticamente uguale. Praticamente quella. Qualche segreto qua giù? No? Oh, ok. Disney non fa più giochi. I film di animazione sarebbero fighissimi. Pensavo a un gioco ispirato a Frozen 2, Wish, Oceania in 3D. Non lo so, qualche gioco lo fanno, no? C'è quel gioco di Topolino, per esempio, dell'anno scorso, che non ho provato.
Comunque ho uno speciale. Ah, quasi cade. Quasi cade. Sì, Island of qualcosa. Kingdom Hearts. Ok, non sono così scarso, tranquilli. Non sono così scarso, tranquilli. Wow! Ok, sono così scarsi in effetti. Che carisma avrebbero? Allora, questa qua praticamente lo spiego chiaramente per chiunque sia nuovo. È una rubrica che abbiamo appena iniziato. La sto chiamando licenza di piattaforme. L'idea è che giochiamo a vari giochi di piattaforme su licenza. Come appunto Paperino Operazione Papero, Topolino, Bugs Bunny e così via. Ecco qua, volevo provarlo. Cosa? Cosa cacchio ho fatto? Ho premuto cosa a caso? Ma non volevo premere nulla, cioè pensavo che non fosse ancora iniziato. Ho sbagliato. Già. Ma comunque, quindi l'obiettivo qua è provare questi giochi di piattaforme su licenza. Quello che sto notando è che sono molto carismatici. Magari non sono sempre belli. Alcuni di questi sono giochi della mia infanzia, quindi ho pure un po' di nostalgia. Goggles, diciamo. Però sono molto carismatici. C'è qualcosa nella musica, nello stile, nel gameplay, nella grafica. Anche se non sono magari giochi più rifiniti, più perfetti possibili, comunque sono molto carismatici. Wow! Peter Pan PS2. Ecco, quello là non l'ho mai provato. Perché alcuni so già che li proverò, so già che saranno adatti alla rubrica perché li conosco da bambino. Peter Pan? Ok, un attimino. Peter Pan PS2? Oddio, è quello che ha il doppiaggio del tipo... Che ho visto quel video l'altro giorno che c'era il personaggio che faceva... Ok, è quello. Mi piace che posso dire e la gente lo capisce. Ok, sì, voglio provarlo. Quindi vedremo. Alcuni giochi sono garantiti, diciamo, li conosco da bambino, e poi vedremo. Giochi che non ho mai provato. Tom e Jerry per DS, Jerry Scott. Shrek 3. Una delle cose più orribili mai viste. Vedremo, vedremo. Madagascar 1, un altro che non ho mai provato. Sì. Ora, non so se ci sono segreti e me li sto perdendo, o se ancora non ci sono. La gola. Pippo giochi pazzi. Ho un vago ricordo di quello. Credo di non averci mai giocato. Ci sono collezionabili che non ho visto. Oddio, no, 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 non volevo. Non volevo. No! Fammi uscire! Voglio salvare, no! Acrobazie sullo skate. Veramente notevole. Questi nomi sono molto familiari perché li vedevo da bambino. Tipo legati a Topolino, altre riviste. Però credo non averci mai giocato. Bene, e ora eccoti una super mossa. Divertiti con gli anelli in movimento. Vado avanti un po' veloce, ok. Su e poi XXX. Va bene. Comunque non so quanto giocherò di questo gioco, di questa versione. Sì, ma in effetti mi sto perdendo qualcosa, no? Possibile che non ho visto niente. Delle cose da collezionare. Finisce il Man in Mondo 1, sì. Facciamo così, finisco il Man in Mondo 1, do un'occhiata al Mondo 2. Oh, questo è a scorrimento laterale. Do un'occhiata al Mondo 2 e poi magari passo le altre versioni, perché qua... Wow! Ok, qua ho preparato varie versioni. Proviamo a fare di nuovo lo stesso errore. Qualche segreto qui? No? La musica finora è sempre uguale. Ah, potevo fare che rimbalzavo sui nemici. Wow, vabbè. Bene, al cubo! Sei
tornato il paperino felice che conosco. Sarà perché hai trovato il frullato. Allora ricordatelo. Passo e chiudo. Ok. Ok, nella versione Dreamcast che conoscevo io non c'erano i dialoghi ogni volta che facevi qualcosa. Oh, mi sono perso chiaramente qualcosa qui. Cioè non c'erano i dialoghi in mezzo al livello. C'erano un po' nel primo livello e poi basta. Ok. Un pollo gigante. Immagino che i boss saranno gli stessi, però saranno con un gameplay diverso, magari. Wow. Va bene. Pensavo di averlo colpito, ma va bene. Va bene. Mi riservo però riparare per la fine. Quindi se provo a colpire i nemici di fila... Ho già sbagliato. Ah no, va bene, è contato perché l'ho fatto anche se premuto destra. Ok, mossa speciale, che succede? Ma ok, ok! Che fa però? A che serve però? Cioè immagino che tipo ammazzi i nemici nello schermo? Qualcosa del genere? Non lo so. Sarà tipo ripulisce lo schermo? Non lo so, mi pare un pochino per una situazione un po' specifica, perché se... Per fare la mossa, per attivarla, devi ammazzare prima un nemico, no? Non volevo. No! Va bene. Va bene. Non mi sono una persona così contenta di morire. Questi giorni, prima della nuova settimana, per dare nuova vita alla tua Wii. Se puoi metterci anche la versione GameCube di questo gioco. Sicuramente sì. Ah, ok, ho capito ora che ci sono le abili. Wow, sono scemo. Wow. Normalmente non sono scarso. Per chiunque sia nuovo nel canale, non sono scarso. Solo in parte. Solo un po'. Solo il giovedì. Riproviamo questa roba. Un attimino, perché ora sono curioso. Ok, mossa speciale. Su XXXX. Molto bello. Ma... Ok. Che fa però? A che serve? Cos'è cambiato? Sono spariti i nemici? No. Gli ingranaggi sono d'argento? Ora? Erano d'argento. Valevano di più? Chat, non ho capito molto bene, ammetto. Ammetto che non ho capito benissimo. Mi sa che gli ingranaggi erano d'argento, quindi magari valevano di più? Non lo so. Ok. Level design interessante, piuttosto diverso. Invincibile? Credo di no, perché mi pare che mi abbiano colpito. Rende invincibile, ha lo stesso effetto nella versione Dreamcast associato ad un oggetto. Ok. Ma immagino che abbiano anche effetti diversi tra di loro, no? Non so, magari da qualche parte c'è una lista degli effetti. Potremmo dare un'occhiata? Perché appunto non finiremo pure questa versione, almeno credo. Credo che non finiremo anche questa versione. Devo dire di questa versione comunque la grafica è carina. Mi piace un pochino di meno, la trovo un pochino meno carismatica rispetto a quella di prima. Tipo vi faccio vedere quello che intendo, vi faccio un confronto. Ok, guardate i colori qua della versione PC barra Dreamcast barra tutto l'altro. Era più colorato.
La versione Dreamcast era più colorata, mi piaceva un pochino di più. Non lo so. Guardate qui che bello! Tipo che all'inizio era di giorno, poi andando avanti diventava il tramonto. No, non lo so. Qualche segreto qui? Questa roba puzza molto, guardate qui. Ah sì, c'è il tempo che passa, hai ragione! Oddio! Dimenticavo. Ok, mi muovo. Oh. Che succede se scade il tempo? Riparto dal checkpoint oppure muoio e basta? Lo stiamo per scoprire. Che tanto gli viene un infarto sul colpo. Ok, riparti dal checkpoint. Va bene. Non è così male allora, dai. Speci. Fare un pochino qua di combo. E proviamo questa qua di nuovo. Si può saltare l'animazione? Sì. Beh, il livello è finito purtroppo. Ok, immagino che si diventi invincibili. Probabilmente. Chat. Il volume va bene comunque. Fatemi sapere se è troppo alto o troppo basso. Il gioco, intendo, rispetto alla mia voce. Mossa speciale, finisci il livello. No, andiamo avanti e basta. Ok, livello 4. Il sentiero degli orsi. Boom. Oh, una cazzina! In fondo sei fortunata. Presto avrai il grande onore di assistere alla mia conquista del mondo! Mi fai ridere. I miei amici verranno a salvarmi e ti fermeranno. Davvero? Bene, ho una piccola sorpresa per loro! Nessuno si deve avvicinare al tempio. Andate ora! Ok, non ricordo se pure nell'originale era qui la cutscene. O se era più avanti. O se era prima, non mi ricordo. Il mixing dell'audio sembra uguale. Cioè, no. Forse è meglio. Ma forse è più bilanciato tra voce e musica. Ok, quindi qua c'è l'inseguimento con una mano? Questo è completamente diverso. Un attimo, questo è completamente diverso per due motivi. Uno, nel gioco originale, la fuga è un livello bonus. Ci sono quattro livelli, diciamo, normali, e poi c'è il livello che è bonus con la fuga. E la mano è nel terzo mondo, non nel primo. È nel terzo mondo, perché qua nel primo c'è un orso che ti insegue. In tante piccole differenze. Grandi differenze a volte. Beh dai, primo tentativo. Non posso perdere qui, no? Comunque mi piace un po' come sono posizionati i nemici qui in questa versione. Perché nella versione Dreamcast, e ricordate sempre quando dico Dreamcast intendo anche PC, in quella versione sono un po' posizionati a caso. Qua invece si vede che sono proprio posizionati bene per essere colpiti in sequenza. Con le combo. Che sono di nuovo speciale. Beh, che dire. Questa versione non ha le fughe personalizzate, orso, macchina, tutte mai. Non lo so in effetti, sarebbe da vedere.
Comunque, anche se sono morto, ho mantenuto lo speciale. Non so se voglio provare a usarlo da qualche parte. Proviamolo ora un attimino. No? Ok. Non posso attivarlo? No, non posso attivarlo. Va bene. E se da breve? Questa è la versione PS1? No, questa qua è la versione GameCube. Forse è meglio che lo scrivo da qualche parte. Perché mi rendo conto che è molto confusionario perché ci sono milioni di versioni diverse. Questa è quella versione GameCube che è uguale a quella PS2. E che sono completamente diverse da tutte quelle venute prima. Beh, vediamo il boss. Invece non posso premere più per andare sulla fine, devo proprio andare manualmente. Il mio modo quindi con GameCube nell'angolo. Salviamo intanto. Ok, ora si capisce, sto giocando sul GameCube. Perfetto. E vediamo il boss. Pianino. Eccezionale, zio Paperino. Avrei tanto voluto esserci. Ma in effetti, perché non ci siete? Sì, anch'io. Il nostro programma ha creato una nuova mossa. Preparati per il salto con l'asta. Ecco la combinazione. Oddio. Come saranno le prossime? Tipo, immaginate il mondo finale. Ok, su A, XXA. Va bene. Va bene. Cos'è qui? Il boss? Ok, il boss. Stessa musica di nuovo? Paperino. Ehi, ho trovato una monetina. Gastone è morto. Ok, un attimo. Musica? La musica qua è uguale. Chat, ok, un attimo. La musica è uguale alla versione Dreamcast? Barra PS1, barra quello che sono, no? Si sente perché è più compressa. Sentite, la qualità è bassa. Devo andare a colpire... Non lo so. Mi sono scordato come si fa. Certo che qua potevano esserci le mosse speciali, no? Contro i boss. Cioè, sarebbe logico magari avere le mosse speciali contro i boss. Ma immagino che non siano quel tipo di mosse speciali. Che non sono tipo mosse che fanno più danni, ma sono cose che attivano effetti speciali, particolari. Beh, per ora è molto facile. Ok. Passeggiamo. Ai. Ma dai! Mi arriva addosso! Ok, volevo cazzeggiare troppo. Volevo divertirmi troppo. Non va bene. Non va bene. Sì, hai ragione pure tu, in effetti. Oddio. Ok. Chat. Domanda ora. Voi avete giocato a questo gioco da bambini? E se sì, a quale versione? Qual è la vostra copia personalizzata? Io, come dicevo, ho giocato alla versione PC quando
Quando ho giocato alla versione Dreamcast la volta scorsa, era molto familiare per questo. Ricordo che avevo un gioco terribile di The Looney Tunes, forse, che non c'entra niente. Ma su Game Boy Advance. E questo mi fa pensare una cosa. Immaginate le persone che hanno giocato solo alla versione Game Boy Advance. E ricordano tipo, ah sì, è quel gioco del Game Boy Advance. Oh. Ma come? Torni lì! No! No! Una battaglia di mezz'ora. Per fare la cosa più semplice del mondo, mezz'ora. Dai. Oddio. Bene. Non si è neanche visto l'ultimo colpo, semplicemente cazzini. Din! Grazie per i sottotitoli, grazie. Beh, ok. Quindi questo qua è il mondo 1. Codesto è il mondo 1. Salviamo, suppongo. Pap. Paperino, la mia macchina per il teletrasporto ha più potenza adesso. Ti manderò a Paperopoli. Dovrai arrivare in cima alla torre della banda Bassotti, la seconda sommità più alta del mondo. Sarà una pacchia. Scusami. Parliamo di lore, parliamo di world building, ok? Di storia, di Paperino, della saga dei Paperi. In che senso la banda Bassotti è una torre? In che senso possiedono una torre ed è la seconda vetta più alta del mondo? Non capisco questa lore. Comunque non capisco perché ci sono 5 monitor. Perché nel gioco originale ci sono 4 mondi, quindi immagino magari sono 4 mondi più boss finale? Non lo so. Forse c'è un mondo intero a parte? Le versioni per DS sono spesso inferiori. Se non sarebbe stato corretto nominarle in un modo nuovo. Sì, ok, in realtà se non sbaglio qua la versione di Paperino per Game Boy Advance ha un nome diverso. Cos'è qui? Sì, a volte hanno lo stesso nome e sono completamente diverse, tipo Sonic Colors. E sono entrambi validi. In modi completamente diversi. Oh, eccoli qui. Ah, questo è per fare pratica, ok, ho capito. Quello non è quello che sta dicendo. Puoi scommetterci. Scegli la supermossa che vuoi eseguire e comincia ad allenarti. Ok. Ah, me ne sono persa una quindi. Salto con l'asta. Diamo un'occhiata. Come faccio? Ah, così, ok. Eccomi, Paperino, ok, quindi devo fare così. Figo, ti fanno provare in questo modo. Io sono scemo. Comunque si spoilerano i mondi. Ho premuto 2 volte X. Giuro, ho premuto 2 volte X. L'ho premuto troppo veloce. Ma come? L'ho premuto! Troppo lento stavolta? Ok. 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 Non ti dice cosa fa, ma ok. Ok.
Come giocare? Magari te lo spiega? Comincia il livello, seleziona l'icona che raffigura i nipotini. Segui due super mosse. Il programma deciderà quali eseguire. Riceverò una super moneta che ti sarà molto utile. Ok. Ok. Comunque, quindi i mondi sono sempre Paperopoli, poi c'è il Maniero di Amelia e il Tempio di Merlock. Quindi i mondi sono sempre quattro. E sempre gli stessi. Prevenuto per quelli dei giochi di SpongeBob. Ecco, credo di non aver mai giocato a un singolo gioco di SpongeBob. Quello potrebbe essere pure adatto per lo stream. Beh, ok. Livello 1. Fum. Diamo un'occhiata veloce, magari basta. Perché poi abbiamo altre due versioni da vedere. Ok, allora. Questa qua era la mia versione preferita. Cioè, no. Ripeto, questo qua era il mio livello preferito nella versione precedente. Vediamo come l'hanno fatto qui. Vediamo. È Mario, questo è Mario. Questo fa male, immagino, sì. Dovevo provarlo per saperlo. Quindi quello che è andato subito è che qua è di notte. Qua parte subito di notte, mentre nel gioco originale era... prima di giorno, poi diventava il tramonto. E poi diventava notte. Moving Joe! Erano Mario e Luigi, sì. Oh! Quello è un segreto! Ok, quindi c'è uno in ogni livello, immagino. Anche quelli di prima? Un secondo. Un secondo. Il mio primo collezionabile, wow. Sono tre a livello da quello che hai visto? Cioè, mi stai dicendo che sono tre a livello? E ho fatto tutti questi livelli e questo è il primo che trovo? Devo premere più volte B. Devo prendere a pugni le cose a caso. Mi è sembrato che Paperino abbia detto, che cazzo, scusatemi, ma... l'ha palesemente detto. Avete sentito? Dai! Alzi il volume. Un attimo. Scusate! Cos'altro sta dicendo? Aiutatemi! Cosa dice? Perché io sento quello, sento solo quello. Aiutatemi! Peggy 18. Prendi questo. No, secondo me dice quello. Local dump. Oh, ok, qua c'è l'altro segreto. Strano che ora li sto provando così facilmente. Prendi questo. Sarà. Forse vi credo. È strano che ora li sto trovando tutti e prima no. Neanche uno. Forse non li stavo cercando abbastanza. Non capisci altro. Allora, ora che l'ho detto, non si può più non sentire. Ok. Comunque i controlli sono buoni. Non mi sono ancora espresso molto, diciamo, nel dettaglio a riguardo. I controlli sono buoni. Dal punto di vista del level design, ripeto, apprezzo come sono messi i nemici. Per permetterti di fare le combo c'è un buon flow, diciamo. Da un nemico all'altro. In generale il level design mi piace un pochino di meno, però. Non lo so, c'è qualcosa nel level design che mi piaceva un pochino di più nell'originale. Qualcosa che tipo scorreva un pochino meglio.
difficile esprimere a parole. Paperino picchia i lavoratori, sì. Segreti, segreti, segreti. No. Segreti, segreti qui? No. Nell'originale comunque segreti erano molto più ovvi. Qua non molto. O almeno, forse sono scemo. C'è sempre l'opzione che sono scemo. Mi piace il panorama qui. È molto semplice però, non lo so. Mi piace. Ok, devo farlo molto più velocemente. Beh, purtroppo il livello è finito. Mi sa che mi sono perso qualcosa, ma vabbè, dai. Va bene così. Nascosti meglio. Ci sta. È buono perché gli dà più rigiocabilità. Gabbiano di Bianca e Bernie. Quindi per fare di nuovo il confronto. Paperopoli, nell'originale, era così. Ecco qui. Poi diventava tipo così col tramonto. E poi, soltanto dopo, diventava notte. Mi piace vedere queste differenze, anche perché penso chissà chi l'ha fatto prima di me. Cioè, chissà se c'è qualcuno che si è messo così ad analizzare. Paperino, operazione papero. Un altro livello? Facciamo un altro livello e basta? Facciamo così, diamo un'occhiata al livello e poi andiamo avanti. E da un certo punto di vista mi viene voglia di finirlo tutto quanto. Perché è completamente diverso. Cioè, ok, sapevo che sarebbe stato diverso, ma non pensavo così diverso. Mi viene quasi voglia di finirlo. Grattacieli della città. Però no, dai, non possiamo fare tipo... Nuova rubrica! I giochi di licenza! Giochi di piattaforme su licenza! Ed è solo Paperino. Guardate qua nello sfondo, con i bassotti. Lasciamo spazio anche agli altri giochi, insomma. C'è qualche segreto quassù? No? Mi sono perso qualcosa qua giù, semmai. C'era qualcosa sopra? Mi sto chiedendo una cosa però. Può essere che c'è qualcosa che puoi raggiungere solo con i nemici, no? Saltando su un nemico. Ma i nemici non respawnano. Quindi, sì, vabbè. Se lo prendi male, devi ricominciare l'intero livello, no? Poi magari mi sbaglio, non c'è niente di speciale. Questo non si può rompere, eh? Il gioco su licenza Carucci era Phineas e Ferb e Frost e Second Dimension per Wii. Qua mi sto chiaramente perdendo qualcosa un attimino. Ogni livello ha una dimensione diversa. Mi sperimentavano molto l'aspetto grafico. Figo! Ecco, quello là è quello che intendo con carisma. Almeno posso immaginare. Mi sa che mi sono perso qualcosa proprio perché non sono andato sul nemico di prima. Certo, non voglio smettere di giocare, però. Ah, c'era qualcosa sopra! Ecco perché mi perdi i segreti, perché sono scemo! Voglio il pacco regalo e lo prendo, non penso... Posso usarlo come piattaforma? Va bene, dai. Non c'è niente. Comunque sì, i segreti sono ben nascosti. O magari non sono necessariamente ben nascosti, ma sono un pochino più impegnativi da raggiungere, diciamo. C'è
Qualcosa qua giù? Sembra tipo che indicasse qualcosa. Indica la morte, figo. Sì. Gentiluomo, buongiorno KP. Potrebbe cordialmente indicare alla platea il modo in cui poter accedere tramite la rete internet a codesto videogioco. Benvenuti in un tutorial per scaricare Paperino, operazione Papero. Passo 1. Digita su Google, scaricare Paperino. Passo numero 2. Scarica Paperino. Sì. Buon dì comunque. Cioè, il gioco di Ralph spacca tutto, quello meglio non giocarlo. Come mai? Quando voi mi dite tipo, questo gioco è così brutto, mi viene una curiosità morbosa, tipo che voglio provarlo apposta. A proposito di giochi brutti, ho altre due versioni qua oggi, non voglio soffermarmi troppo su questa versione per quanto mi stia piacendo. Allora, facciamo una cosa, un attimino. Donald Duck, Going Quackers, diamo un'occhiata a un video. Questa, molto rumorosa, è la versione GC. Allora, questa è la parte che abbiamo già visto, no? Abbiamo qua First Avenue. Qua dove ci siamo fermati noi. Quindi qua poi c'è il livello successivo, Main Street. Eppure qua è la mano, quindi è sempre la mano, come dicevamo prima. Ti segue sempre la mano. Invece di avere una qualcosa diverso ogni volta. Perché nell'originale la versione Dreamcast, PC, Nintendo 64, forse PS1, sono cose diverse che ti inseguono. C'è l'orso, c'è la macchina, c'è la mano. Non mi ricordo cos'è l'ultimo. Comunque il boss sono i bassotti, ovviamente. Ok, sembra molto divertente. Poi c'è la magione qua di Amelia. Che bella l'atmosfera qui! Che figo! La musica la conosco, se l'ho già sentita. Ma saremmo. Ricordi un camion in quel livello? Sì, perché quella è la versione Dreamcast. Nella versione Dreamcast c'è il camion. E nella versione PC... PS1, credo. Il piano. Che qua mi piace un sacco, sinceramente, come l'hanno fatto con questa atmosfera. Questi colori più cupi. Perché le prime due ambientazioni mi piacciono un pochino di più sulla versione Dreamcast. Finora, credo. Questa qua forse mi piace un pochino di più qui. Anche se non lo so, come dicevo prima, comunque mi piace molto come è decorata pure la versione Dreamcast. Qua l'hub è molto peggio. Il fatto che l'hub così è silenzioso, non ci sono qui qua. No, ma qui è figo comunque. Sto andando pure lo sfondo. Dai, è figo, mi piace. Che ho fatto dopo l'1.4? Di quale versione? Ok, la versione Dreamcast. Ho finito il primo mondo praticamente, poi ho dato un'occhiata al secondo. E ora sto guardando un video. Va bene, andiamo avanti. Costly Path. Questo scorrimento laterale. La versione GC, intendo, sì. Va bene, figo. Amelia è completamente diversa. Poi c'è il tempio. Non ho visto le altre aree, no, perché... Comunque la mia intenzione qua non è quella di finirli di nuovo. Cioè, finire tutte queste versioni. Sto solo dando un'occhiata ora a come sono fatte le altre aree. Cioè, se no saremmo qua per altri due giorni, altri due episodi, soltanto a guardare ogni singola versione di Paperino Operazione Papero. Questa live comunque sì, questa di oggi è sul Paperino. Le prossime volte faremo gli altri giochi. Non solo Disney, ma tutti i giochi diciamo su licenza. Quindi pensavo tipo Looney Tunes, magari SpongeBob, non ci ho mai giocato, non lo so. Insomma, qualunque cosa sia un gioco su licenza, di piattaforma. Le altre versioni no, ma da quello che ho visto comunque sono abbastanza simili. Se intendi PS1 e PS2,
Game Boy Color e Game Boy Advance, ora ci arriviamo. Va bene, comunque qua ci siamo fatti un'idea. Questo è molto familiare, molto molto familiare. E questo è il boss finale. Completamente diverso, wow. Ma la stessa musica di tutti gli altri boss. Completamente diverso qui. Vado un po' avanti. Bene, sembra più o meno tutto così. Ok. Oddio. Tipo un minigioco di Mario Party. Quindi questa qua è la versione GameCube. Questo è tutto quello che c'è nella versione GameCube. Poi andando avanti sembra che ci sono... Beh, l'ending immagino che sia uguale. Rifai i livelli per fare quelle sfide. Di quello che abbiamo sentito prima, le sfide con le super mosse, qua sto cercando di farle. Schippo tipo alla fine, non so se c'è qualcosa di particolare. Le prove a tempo. Va bene. Quindi questa qua è la versione GameCube. Poi... Eccoci qua. Ubisoft Entertainment. Posso il controller perché qua non mi serve il controller. Con lo stick. Benvenuti in Paperino Operazione Papero per Game Boy Color. Opzioni, vediamo cosa c'è. Chissà cosa è demo, ma facciamo una nuova partita, dai. La cutscene! Devo premere A per andare avanti con la skip, ok. Ultimissime notizie, Merlock ha rapito la nostra reporter Paperina. Scriverà di come ha conquistato il mondo. Il disegno è carino, dai. Perdinci, Archimede, letto i giornali? Io, noi dobbiamo fare qualcosa per salvare Paperina. Questo è il Paperino che parla, che dice Perdinci. Non so fare la voce di Paperino, vorrei tanto saperla fare. Ho un'idea, useremo la mia nuova invenzione, una macchina per i viaggi spazio gamma temporali. Ancora qualche ritocco e ti manderò in soccorso di Paperina. Art Style è carino. Ricorda molti fumetti, però chiaramente con pochissimi colori, quindi figo. Ma qualcuno non vede di buon occhio la nuova invenzione di Archimede? Wow! Questa è nuova! Merlock che appare da Archimede. Come osi metterti contro di me, inventore? Vediamo cosa farai senza i tuoi preziosi progetti. Ah, 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 ah. Duckburg. Woohoo! Nuova lore! Vedi, ogni versione... è un nuovo pezzettino di lore. Paperino, determinato come non mai a trovare la sua amata, non ha nessuna intenzione di arrendersi. Beh, in realtà penso che sia più o meno uguale la storia, perché... ruba i componenti, deve andare a trovarli. Ah, Marchimede, sei sicuro che non ci sia un altro modo? Ecco io. Fidati, anche se incompleta, la mia macchina funzionerà. Proprio come Kingdom Hearts, mondo di Nintendo Star. Finora ho giocato per tutto il tempo la versione GameCube. Questa qua è la seconda versione di oggi e quella Game Boy Color. Non ho la minima idea di dove lo sto spedendo. Guardate che carino! Fatemi controllare un attimo se si vede bene da voi. Sì, direi che si vede bene. Quindi... B non fa niente? B non fa niente? O non ho mappato bene B? E c'è una vita. Che chiaramente è completamente diversa da quello che conosciamo. Anche se l'ambientazione è più o meno... quella, suppongo. Cambia completamente. Beh sì, non potevano fare chiaramente qualcosa di simile alle altre versioni qui. C'è un solo pulsante comunque, se ho capito bene. Pulsante A e basta. C'è qualcosa? Puoi andare così, volendo. Non ho mappato B? Ok, mentre qua finisce il livello facciamo un controllo.
postazioni. Ci sono le password, non c'è salvataggio. Non hanno i salvataggi qui? No, mappa Adobe. Proprio che non c'è. Monte Papero. Livello 2. Giudicare la pixel art delle ragazzine, deduci che abbiano fatto disegnare illustrazioni. Stavo leggendo la chat! Degli animatori professionisti e poi degli sviluppatori hanno ricalcato per tramutarle in pixel art. Il tratto è un po' impreciso, ci sono piccoli errori di colorazione. Probabilmente, sì, immagino. Oppure hanno proprio preso i disegni? Ah, ok, quello è un nemico. Li hanno scalati. Non so bene che magia abbiano fatto per fare questo splendido gioco. Ci sono segreti qui? Mi pare di no. Cioè, non, finora il gioco non ti ha detto nulla, non ti ha detto trovi i segreti. Wow. È rimasta con quella cosa che ti arrabbi quando ti colpiscono la prima volta? Forse quello è il segreto. Cioè, quello là è l'oggetto speciale da prendere. Qua faccio bene a cadere? No, faccio male. Wow. Qua c'è un segreto. A che serve? Ah, ah! Guardate, che figo! Beh, ok, quindi questo qua è una vita. No, un attimo. Come? Cosa? Un attimo. Torniamo indietro. Fatemi riavvolgere. Scusatemi. Questa è l'invincibilità, ok? Ah, ti permette di passare attraverso la porta, di romperla. Ah. E respawna pure. Ok, figo, questo è figo. Perché stavo pensando, tipo, ma scusami, perché dura così poco? Un altro muro rompibile qui? No. Ok, figo. Pensavo di averlo colpito, ma va bene. Ma dai, sembra carino. Mi chiedo quanto dura questa versione. Quanti livelli ci sono qui. Perché mi piacerebbe moltissimo vedere Paperopoli. Un attimino. E il gameplay è molto noioso. Cioè, non dico noioso magari, dai. Non voglio essere ingiusto, però... è ripetitivo, diciamo, è molto semplice il level design. Hai un solo pulsante, questa è la versione di PC, sì. Quindi, diciamo, non è... così coinvolgente, volendo. Non sarà un rivale di Super Mario World. Oh, c'è qualcosa quassù, c'è qualcosa quassù. E io lo voglio. Non so perché cito in particolare Mario World, però diciamo come standard di gioco di piattaforme 2D. Mario Land? Mario Land 1 magari. E qua su? Ok. Quindi in ogni livello c'è una pergamena. Questo è buono o è cattivo? Ok. È cattivo. Pensavo tipo, siamo in Mario e Luigi Superstar Saga, mi fa fare un salto. Mondi asiatica, come va? Non era il primo livello per vedere dove ho mancato la pergamena. Sarebbe carino completare al 100%, però dai. Sono tutte queste versioni diverse. E poi abbiamo tanti giochi da fare. Comunque, tra parentesi, chat, per quanto riguarda i prossimi giochi... Comunque, ci sono 4 livelli, ho visto ora. Per quanto riguarda i prossimi giochi... da ora in poi, per un po' di tempo, faremo quasi... Non dico quasi solo Paper Mario, però per qualche settimana avremo 3 volte alla settimana Paper Mario. Alle 15.
Questo vuol dire che mi vedrete solo 2 volte a settimana da in poi per un po' di tempo. La priorità sarà di Paper Mario. Poi dopo un pochino passeremo a fare 2 volte alla settimana Paper Mario. 3 volte alla settimana qualcos'altro. Come si rompe? Però insomma, questo vuol dire che per un po' di settimane mi vedrete solo 2 volte e questo vuol dire che dovrò un attimino scegliere attentamente cosa giocare, diciamo, in quelle uniche 2 volte alla settimana. Ma non ho capito bene qui. Va bene, lo ignoro. È solo una vita. Ah, c'è qualcosa qui, interessante. Il remake lo porterò assolutamente sì. Ecco, magari visto che sono solo 2 stream, potrei farli un pochino più lunghi per mettere più cose. Era solo una vita, va bene. Però vediamo, non lo so. Penso che darò spazio a Mario Maker, un po' di spazio... Probabilmente niente più spazio per le speedrun. O comunque molto meno spazio per le speedrun. E poi magari... Non so se voglio portare avanti magari una settimana sì, una settimana no, i giochi su licenza. I giochi di piattaforme su licenza, vedremo. Dovrò un pochino... decidere strada facendo. Mi rivela il Builder 64, sì. Andiamo qua su. Per quanto riguarda le speedrun, questa domenica sarò live in realtà su questo canale, oltre che su Mario 64 Italia. Domenica sarà speciale perché c'è la finale della Beat the Record. Che... oh, qua non c'è niente. Che è questo evento di speedrunning a cui abbiamo partecipato, diciamo, negli ultimi... gli ultimi tempi. L'obiettivo era fare i tempi migliori possibili nella categoria 70 stelle. Le 7 persone migliori che facevano i tempi migliori andavano in finale. Purtroppo sono andato in finale. Quindi domenica sarò lì in finale a fare una brutta figura. Da quello che ho capito funzionerà così. Andrò live su questo canale. Trasmetterò il gioco qui. E il gioco verrà catturato e mandato anche su Mario 64 Italia. Poi non lo so se saremo in chat vocale. Saranno 7 ore comunque chat. Saranno 7 cacchio di ore. A partire dalle 2:30 del pomeriggio, domenica. 7 ore. Non ho capito come si fa con questi. Forse devo atterrare all'alto così? No? Quante run facciamo? Beh, allora, considerando che le run durano circa un'ora, 50 minuti, un'ora, potrebbero entrarci 7 run intere e tanti reset. Premi B. Fidati. Finora B non ha fatto mai niente. Continua a non fare niente, mi spiace. Start. Oddio, perché è così minaccioso? Ho paura! Chat! Perché è così minaccioso? Riprendi. Eh sì. Sentite i suoni in sottofondo? Boom. Ma ha paura, da bambino mi avrebbe fatto paura. Select fa qualcosa? Anti-parasy screen. Che okay, non lo so. C'è qualche meccanica che... ah, forse così? No? No? No. Va bene. Secondo questo posso fare qualcosa in più? Oh! Ok, ok, un attimo. C'è lo schianto a terra! C'è lo schianto a terra, ma solo quando hai quel power up. Prendi questo e poi puoi fare lo schianto a terra. Ok. È un po' strano perché tipo B non fa mai niente per tutto il gioco, tranne quando hai quel power up. E salti, e poi puoi fare lo schianto a terra. A questo punto mi chiedo, ma quindi non potevano usare pulsante B anche in altre cose? Ok. Quindi dai. Domenica,
7 ore. Potrei anche finire prima, non lo so, vedremo poi strada facendo. Dai. Comunque probabilmente 7 ore di speedrun. E ha funzionato. Ok, livello finale. La musica cambia comunque. Quella è Chip? Sta laggando un po'. Oh! Ok, è scorrimento automatico, non me ne ero neanche accorto. Quindi qua praticamente non c'è la fuga, ma c'è la rincorsa, devi rincorrere qualcuno. E poi quindi devi rincorrere questo scoiattolo. Oh, c'era la vita sotto, mi ha fregato. Paperino 1, Mario Land 0. Oddio. Oh oh, sto rimanendo indietro. Oh oh. Sono rimasto indietro, che devo fare? Non si può correre in questo gioco, non posso andare più veloce. La pergamena! Ma come? Va bene. Rimango a destra. O almeno provo. Ok. Ecco la pergamena. Quello per GBA, lo scoiattolo non segue a Paperopoli, figo. Cioè ci sono queste piccole differenze. L'orso! C'è l'orso! Sentite questa musica. Ah, il boss è l'orso? L'orso è il boss? Oh, ok, ho capito, quindi appare un'ape che mi fa male. E nutro l'orso. Lo sto aiutando, non lo sto colpendo. Non ho capito bene, vediamo. Ma comunque sì, non so ancora del tutto come andrà domenica, perché appunto non ho mai partecipato a una cosa del genere, ma... Vedrò se poi sarò tipo in chat vocale con gli altri, se sarò da solo. Farò del mio meglio. E probabilmente chiuderò un pochino con le speedrun. Magari farò ancora... Mi piacerebbe fare un PB, almeno pure in 16 stelle. Quindi magari farò ancora qualche volta le speedrun e poi basta. Che sto facendo qua? Gli sto dando da mangiare, basta. Chat? Cosa sto sbagliando? Posso scendere? No. C'è l'orso e non un uomo. Che cacchio? C'è semplicemente quest'orso qua giù che va avanti e indietro. Devo guardare un video su YouTube per capire. Sapete cosa dovrei fare? In effetti dovrei guardare un video su YouTube. Della versione GameCube. Devi spammarlo introdotto, sennò si arrabbia. Ok. Oddio. Vedere mira in testa e le api lo attaccano? Non sembra che lo stiano attaccando. Cioè, lì c'è quell'ape da mezz'ora, no? Ma l'ape sale, attacca me. No, attaccano me. Beh, continua a nutrirlo. Sembra molto divertente, vero? Magari dopo un po' di passazzi se ne va. E vinco, non lo so. Mi sento Nintendox di nuovo. E Nintendear. Oh! Si è addormentato!
Ho vinto, suppongo, ok. Si è addormentato. Finalmente incontrate il boss. E andate avanti e indietro per 2 ore. E poi ha proceduto a mangiare il miele finché non si è addormentato. Che grande intrattenitore che è. Ok, Paperopoli, dai, diamo un'occhiata a Paperopoli e basta. Questa è Paperopoli. Stiamo dando un'occhiata. Ok. Dai, carino, carino. C'è qualcosa? Sì. Un topo! Chiamalo boss, è un minigioco scemotto, praticamente, sì. Ok, qua... Da qualche parte ci sarà... Ok, lassù c'è qualcosa. Se arrivo lassù... Non so come, ma se arrivo lassù posso prendere il coso e fare lo schianto. Un topo! Vero, è Topolino! Ho ucciso Topolino! La palla rimbalza così. Non so se posso arrivarci da qui. Ok. La musica è molto semplice. Oh, un palloncino. Ecco qui. E la pergamena è qui, figo, bel segreto, carino. Un po' complicato, che mi piace. Carini i segreti in questo gioco. Perché chiaramente nonostante il gioco sia in 2D, con la pixel art molto semplice, sono riusciti comunque a fare dei segreti abbastanza interessanti, diciamo. Ecco qui. Figo. Quindi qua è obbligatorio ora per andare avanti. Immaginate un bambino che non lo sa. Un bambino che non sa che esiste il pulsante B e si blocca qui. Scusa, quella è Minnie. Ah, bene. Paperino è morto. Facciamo una cosa, chat. Diamo un'occhiata. Eccolo qui. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. Guardate che risoluzione, oddio. Guardate che bello. E quindi queste Paperopoli. Questa cos'è? Questa è la casa di Amelia. Pensavo forse che fosse Paperopoli di notte. Per essere GBC è fluido, sì. Se sei arrivato proprio ora, ho appena finito di giocare personalmente la versione GBC. È la grafica di Rayman. Ok. E qua c'è tutta la cosa di Amelia. Piuttosto lunga, a quanto pare. Ah, vediamo i boss comunque un attimino. Scusatemi, sono curioso. Quindi questo qua è il boss dei bassotti. Bene, i bassotti sono morti. Qua ci sarà da qualche parte Amelia. La cutscene con Amelia. Cos'è questa musica? Musica interessante. Quello per GBA non ha boss? Ok. La musica è molto molto strana. Bam bam baram, bam bam baram. Sotto sopra ora, sì. Mi sto raccapovolto. E si capovolge di nuovo, la colpisce ancora, immagino.
E muore nell'olio bollente, ok. Infine c'è il tempio. Ok, vado un pochino avanti veloce. Beh, figo, ok. Carino. Se l'avessi avuto da bambino mi sarebbe piaciuto un sacco, probabilmente. Magari mi sarei bloccato al secondo livello, però mi sarebbe piaciuto. E qua c'è Merlo, qui il boss finale. Perché dura ancora così tanto? Mi piace questa musica. Ok, sembra un pochino impegnativo. Questa versione è la stessa GBC. Quella che sto mostrando è la versione GBC. Quando poi magari carico su YouTube, penso che dovrò fare tipo una grafica per fare capire quale versione sto facendo vedere. Non è ancora finita, ci incontreremo di nuovo. Vediamo la cutscene qui. Oh Paperino, sei venuto fin qui per salvarmi, sei mio eroe. Poi ho detto usciamo da qui prima che ti prenda il pugno sul naso. Ok, questo è Paperino che sta raccontando com'è andata. Ah, ad Archimede. Paperino, ti sei scordato che c'è ancora lavoro da fare, vero? Oh no. Cioè, cosa viene dopo? Cosa c'è dopo? In mezzo alla notte la trappola per Merlock è stata impostata. Usando il gioiello come esca, cos'era? Archimede lo sigillerà in un'altra dimensione, insomma. Che mio prezioso amuleto. Stupidi paperi. Non potete nascondervi in un posto che non posso scoprire. Sei in trappola, Merlock. È un viaggio di sola andata. Questo è tipo Solonghi, Bowser? Sta prendendo per la zampa, lo sta lanciando. No, verrai con me, Paperino. Mi piace tutta questa cazzina cinematica raccontata con un frame alla volta. Gasp, non ci credo. Ho mandato Paperino nella dimensione di non ritorno. Ma quindi c'è un mondo extra? C'è un intero mondo extra? O è tipo il vero livello finale, cos'è? Guardate che sorpresa! Vediamo se torna dalla dimensione di non ritorno. Cos'è tutta sta roba in più? Cioè, avevano magari un livello che gli avanzava, non sapevano dove metterlo. E allora hanno detto, dai, dopo la fine del gioco facciamo che Paperino finisce in un'altra dimensione. Il sottosuolo. Cosa cacchio è quel nemico? Vado un po' avanti. Non c'è più la musica. È una creepypasta, secondo me. Cos'è tutta questa roba extra? Alle meccaniche di Rayman GBC. Beh, ha senso perché la versione console è ispirata alle versioni console di Rayman, mentre questa qua è ispirata alle versioni portatili. Sono affascinato!
Scusate se sto trascorrendo tutto questo tempo solo a guardare il video. Ma sono affascinato. Esteticamente è pure piuttosto creativo qui. E quella è la fine? Archimede, benvenuto a casa, amico mio. Sono lentissimi, ragazzini. Invece c'è tipo prima l'immagine e poi c'è il testo, no? E poi potevano mettere quel testo sotto. Ah, Paperino, tornerò. È mai tornato? A Paperopoli è l'ora di festeggiare. Quindi davvero hanno fatto un livello in più. Così a caso hanno fatto il boss finale e poi... gli avanzava questo livello e hanno fatto così. Dai, perché no? Archimede si chiama Gyro, sì. Ok. Non è mai tornato. La fine. Non l'ha più visto Merlock. Un giorno tornerà, chissà. Faranno un remake di... di Paperino Operazione Paper. Guardate, qualcuno di italiano mi sa? Giordano Nisi? Cristian Cantavanessa. Sound design avete pensato? Ce n'è uno di lato perché non c'entrava. Un bel po' di gente italiana. Figo. Non voglio skippare i credits perché sono magari... non lo so. Perché sono persone italiane, quindi... e penso che sia tutto. Ok, è tutto. Quindi questa qua era la versione GBC. Poi... ciao Zake! Zaki ieri sera era qui che stava giocando a Paper Mario. E ora deve aspettare fino a lunedì per continuarlo. Italiano. Paperino Advance si chiama. Non Paperino Operazione Papero, ma Paperino Advance. Opzioni, musica, galleria. Ok. Non c'è niente per ora. Oddio, sono molto lenti. Questo qua non è italiano. Comic Sans, è vero, è scritto in Comic Sans, promette bene. E non c'è musica. Oh no, sono intrappolato. Mario Castle è un simpatico signore di nome Mario. Sì, esatto, siamo tutti il signor Mario qui. Così come la Tana dei Pikmin è solo il signor Tana. Teniamo nella galleria molto vibes di Sonic, quell'immagine curse del divertimento infinito, è vero. Fun is infinite. Questa cosa va avanti per sempre. Quando finiscono i credits. Certo, voglio farvi capire che quello là era col fast forward. Ve lo faccio vedere senza fast forward. Questa qua è la velocità normale. Vabbè, si può uscire comunque. Nuova partita. Le cutscene! Allora, c'è la cutscene, però uno non ha la voce, chiaramente. E due non c'è neanche il testo sotto. Il volume è basso? Devo mostrare tutti i buggers, o meglio i quackers. Devo premere A per andare avanti? Ok, ultimissime notizie. Merlock ha rapito la nostra reporter Paperina. Scriverà di come conquistare il mondo. Ok, uguale. Per Dinci, Archimede, avete i giornali? Questo l'abbiamo già letto prima. Saremo una mia nuova invenzione. Il testo è uguale. Come si sfidarmi? C'era una cassetta con i cartoni su GBA, vero? Un audio compresso si potevano metterlo, è vero.
Beh, immagino che pesi molto, e quando pesa molto poi magari ti serve una cartuccia più grande, che magari costa di più, non lo so. Eccoci qui. Eccoci qui. Ah, questa è la velocità di movimento? Qua c'è il pugno, qua c'è il pugno. Oddio, oddio. Ah, si preme L qua per correre, un attimino. Oh no. Oh. Oh no. Oh no. Allora, si preme L per correre, però una volta che inizi a correre va in automatico. Non è tipo che tieni premuto L come in Mario, no? O come in qualsiasi gioco normale. Puoi correre a sdraiato? Oh, wow. Ok, figo questo. Ma si muove in automatico, cioè io qua non sto premendo niente, guardate. Premo L e basta, non sto premendo più niente. Neanche la direzione. Oh no, questo renderà molto difficile fare i salti di corsa. Oh no. Va bene. E poi R ti fa guardare in giro. Ok. Ambientazione per uscire da Rayman. Chissà, come mai? Mostrerai cosa hai fatto oggi a scuola? Mostrerai tu lunedì, immagino, dai. Sono curioso. Ok, l'audio è molto in bassa qualità. Facciamo così. Oh no, è davvero molto lenta questa versione. Ora ti insegna a premere A? Ora che ho saltato per arrivare fin qua? Non penso che sia possibile arrivare qua senza premere A. Ok. Oh no, chat. Era meglio la versione GBC, era molto meglio. Era più divertente, era più veloce. Qua ci sono i libri. Ok, questa in realtà è simile alla versione PC. Barra Dreamcast, barra non lo so. Con i libri. E là c'è quella palla. Ok, questa cosa diversa è che qua non ci sono i regali, tipo i treni, gli aeroplanini, ma c'è una palla blu. Si collezionano palle blu. È obbligatorio? È obbligatorio. Oh! Oh! Quindi su Discord è postato se vuoi. Va bene, comunque se vuoi lo teniamo per il tuo stream. Di lunedì, sempre alle 15, immagino. Con Paper Mario. Paper Mario. Chat, non vi ho ancora detto di Paper Mario. A me è arrivato oggi, mi è arrivato poco fa. Ok, chat, no, aspetta, seriamente, un attimo. Realizzate una cosa, ok? Mi è arrivato Paper Mario. Non sto giocando a Paper Mario per essere qua a giocare a Paperino, Operazione Papero. Donald Duck Advance, su GBA. Questa è la mia vita in questo momento, per intenderci. Ma dai, ora, bisogna giocare a Paper Mario. Certo, non vedo l'ora. Appena chiudo qua, voglio fare, ok, uno, l'unboxing di Paper Mario, il portale millenario. Due, mi chiudo a giocarci per tutto il giorno. In realtà non lo so se ho già molto tempo di giocarci. Forse non ne ho molto oggi. Ma nel weekend? Ok, nel weekend ci giocherò parecchio. Da Nintendo Store con i bonus? Sono stato così fortunato che... come Mario Scassol abbiamo la copia che ci è stata mandata da Nintendo. Copia fisica mandata da Nintendo con i bonus, immagino. Per la recensione che faremo appena finire il gioco. Di solito uno di noi riceve la copia del gioco, stavolta sono io quello fortunello che si prende la copia. Perché c'è di solito, oddio, un membro dello staff si occupa dello stream e l'altro membro si occupa della recensione. Così io che faccio la recensione me la gioco tutto d'un fiato, mentre lo stream sarà tipo una parte alla volta. Due orette qua, due orette là.
Almeno sì, tu stavi giocando a Pikmin 4. Avevi una buona scusa. Certo, sto un pochino odiando questo gioco. Ok, il problema è che ci sono due modalità di movimento. Una è la corsa, che è automatica, quindi non è molto comoda. Oh mio Dio. Non è facile fermarsi, diciamo, mentre corri. E l'altro è camminare, che invece è molto lento. Questi chiami di Mario con Bella e Yoshi a preordine. Cioè, versione in cui ti mandano il diorama. Vediamo, non lo so ancora perché non ho aperto il pacco. Voglio fare l'unboxing e registrarlo. Comunque, ciao, cioè, stai arrivando ora. E stai vedendo questo gioco. Questa qui è Licenze di piattaforme, una nuova rubrica del Mario's Castle in cui faccio schifo. In cui esploriamo i giochi di piattaforme su licenza. Come appunto quindi Paperino, Topolino, Bugs Bunny e così via. Roba Disney, Looney Tunes e così via. Finora abbiamo giocato alle versioni buone. Perché abbiamo giocato alle versioni prima Dreamcast. Che abbiamo completato al 100% nelle prime due parti. La giornata di oggi invece è dedicata a provare tutte le altre parti. Non necessariamente a finirle perché col cavolo che le finisco. Bensì, ok, qua c'è spuglio un nemico. Bensì a dare un'occhiata. Fa tanto schifo. Vedi, però mi piace provare i giochi che fanno schifo. A volte sono affascinanti, sono interessanti così. C'è qualcosa qua giù? No? Ok. Cupaldo non meritava i portachiavi, oh no. Oddio. Ma qua è obbligatorio correre? Oh, qua è obbligatorio correre. Ah no, ci sono i cosi, scherzavo, tipo Super Mario Bros. 2. Perché pensavo, wow, da bambino non ce l'avrei fatta. Non l'avrei provato il pulsante L da bambino. Invece Paperino che ogni volta fa... Apri la porta! Apri la porta! Non posso, sto cagando! Immaginate tipo Paperino che ogni volta dice sto cagando, sto cagando! Qua non c'è niente, ok, volevo vedere se c'è una piattaforma, ma no. Sto piattaformando! Ok, ma quindi quanti livelli ci sono in questo gioco? Questo livello sta durando una vita. Ok, qua abbiamo il secondo segreto. Paperino ogni volta che sora gli chiede di curarlo. Bad ending di Paperino Operazione Papero? Ok, sono curioso, do un'occhiata tra poco. Oddio, questo platforming è terribile. È tipo troppo veloce oppure troppo lento. Nessuna via di mezzo. No! Oh. Oh. Non dico, ma è buona giornata. Siamo in chiusura comunque, ora diamo un'occhiata magari ai prossimi livelli. E poi... vado a esistere soltanto a fare nullopoli. Oh, oh. Non tu cacchio dura! Ok, sembra tipo ci sia ogni volta un checkpoint e poi un altro oggetto, immagino. Buona giornata, Nintendo Star. Dai un secondo preciso, eccomi qui. No, eccomi qui. Ah, ah. Sì, va bene. Datemi solo la palla. R? R? Per vedere più lontano, dici? Aspetta, non è che ho mappato male le R? È tipo invertito le R? Ora mi stava spiegando la funzione di L, non lo so. R, boh. Mappato al contrario le L. Ok, un attimino. Non che abbia importanza, perché ormai mi sono abituato così, ma... Confermo, le mappate al contrario.
Ok, si corre con R. Si guarda intorno con L. Ecco l'altro libro. E la palla è lì, proprio alla fine. Mi chiedo se sono quattro livelli tutti così. Se poi magari porta a Paperopoli. Guardate la faccia di Paperino. Sì, non ha la palla, non ha il salvataggio. Ma gli costava troppo. Monte Papero 2. Oh no! Oh no, ci sono quattro livelli così. Tre così più uno di corsa. Oh no! No, 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 no. Guardate Sonic. Guardate lui. Ok. Papero 2, proprio come Mario Papera 2, il portale. Ok, chat. Donald Duck, Advance. Long play. E questo qua è un video di World of Long Plays. E questo è quello che abbiamo appena visto. Andiamo avanti veloce. Oddio. Qua c'è la fuga? E cosa scappi? Torno un po' indietro. Ah! È l'orso! Ah sì, c'è anche il DVD di mio zio. Ora do un'occhiata. Bene, vado avanti veloce. Quindi questo qua conta anche come boss, praticamente. Cioè, non ci sono boss a parte, la fuga è il boss. O no? Ok, un attimo. Quindi qua finisce. Ok, qua finisce. Password. Se qualcuno vuole la password. Paperopoli! Beh, questo è Paperopoli. La musica è carina. Cosa c'è scritto sul cartello? Va bene, dai, è tutto così, basta. Basta, vado avanti veloce, dai. Bruttino, questo è bruttino. Beh, dai, diciamo che do le mie opinioni finali. Chiaramente non ho completato la versione GameCube, ma da quello che ho visto, credo che la mia versione preferita rimanga quella per Dreamcast. Quella per GameCube sembra pure carina a modo suo. Però sì, penso che mi sia piaciuta un pochino di più quella Dreamcast. C'è qualcosa nel level design che scorre molto bene, che mi piace. Nei colori, l'estetica. La musica in realtà mi piace in tutte le versioni. Per home console, diciamo. Non so quale mi piace di più. Forse mi sono affezionato un pochino di più a quella Dreamcast, anche se so che quell'altra è più amata. Però non lo so, forse è tipo nostalgia, forse il fatto che ho giocato più a lungo a quella. Bene, vado avanti veloce. Non so se c'è il boss. Ah no, questo è il livello già. Ah no, chiaramente non c'è il boss, c'è solo la fuga. Non comprendo, va bene. Livello finale. Grafica della versione beta di Rayman 2. Figo. Qui è molto buio il livello finale. Non ti deposito le varie versioni. Vero! Ok, vero, abbiamo la nuova, il nuovo sistema di punteggio. I depositi, zio Paperone. Dobbiamo valutare ogni versione con i depositi di zio Paperone. Quindi, versione Dreamcast gli do su una scala da 1 a 8 depositi. Gli do 7 depositi. Alla versione GameCube, beh, non ci ho giocato molto a lungo, quindi non posso dare proprio un parere completo. Ma gli darò... Facciamo una cosa, prendo proprio un PNG di un deposito. Un attimo. Scusatemi. No video. Deposito di Paperone. Ecco qui. Ecco qui un attimino.
Ok, qua abbiamo i depositi. Li metto sopra il gioco. Così. Non so che cacchio sto combinando qua con la grafica un attimino. Quanto ho detto? Ok, questi qua sono i depositi che do alla versione. Grafica stupenda, perfetta. Questi sono i depositi che do alla versione Dreamcast. Molto buona. Ottimi depositi. Depositi molto pieni. La versione GameCube, da quello che ho visto, ha qualcosina che mi convince un pochino di meno. Il level design forse un pochino di meno. Quel sistema delle combe è un po' strano. Mi piace che ci sono segreti più nascosti, anche se d'altra parte non posso giudicarli chiaramente perché ne ho trovati molti pochi. Non lo so, mi piace anche comunque il fatto che la versione di Dreamcast barra PC si può prendere e finire abbastanza velocemente, leggera, diciamo, non... Essendo comunque un gioco che di base non ha un gameplay molto complesso, molto, come dire, intricato, variegato nelle meccaniche, ci sta che sia breve. Servono gli aghi nella versione GameCube per i costumi, che da quello che ho visto sono molto complicati. Mi sì, dai, un pochino più di carisma forse nella versione Dreamcast, specifico anche per i colori, l'estetica. La versione GBC gli do un buon deposito. Gli do un deposito alla versione GBC. Fatta in Italia, sì, abbiamo visto un po' i credits. Mi è piaciuta molto. Gli do un singolo deposito di Zio Paperone, che è comunque buono. Mentre la versione Game Boy Advance, gli do 3 monete. Questa è la mia valutazione. Gli do 1 centesimo, gli do la numero 1. E andiamo avanti. Ah, c'è Merlock, almeno c'è il posto finale. La musica è sempre quella. Mi piaceva davvero questa musica. Va bene, dai. Salta alla fine. E Merlock morì e non si rivede mai più. Ah, voi comunque state ancora vedendo i depositi in grafica. I disegni sono più o meno quelli di prima, ma in qualità maggiore. Sì, i disegni sono proprio quelli, gli originali. Ubisoft Milano. Anni dopo avrebbe fatto Mario Rabbids. Stesso team. Vent'anni di distanza probabilmente sono persone diverse, ma insomma. E quello è tutto, quindi. Questo chat era Paperino Operazione Papero. Ed era la prima parte di Licenza di Piattaforme. Ci vediamo la prossima volta con Topolino e le sue avventure, Mighi Mania. Bye bye. Topolino, no! Lascia la strada! No! No! Topolino! Ha vinto Merlock.